Si apro le gabbie, partiti i cavalli del 137esimo derby italiano del galoppo. Siamo addirittura d'arrivo, gli ultimi 830 metri con Voice and Throw War ancora in vantaggio nei confronti di Kingscape, il primo a lanciare l'assalto, prepara il raid esterno anche Papa Power, ci prova Tuscan Gaze, poi Clarenzio Fan, ancora Aldrodo Varra e Cima Emergency, questi tutti in un ampio ventaglio, Aurelius in Love deve trovare il buco e allora torniamo in cima con Kingscape in leggero vantaggio nei confronti di Tuscan Gaze, poi ancora Papa Power, Battism che sta producendo lo scatto, all'esterno di tutti c'è Cima Emergency, gli ultimi 300 metri da percorrere con Tuscan Gaze in leggero vantaggio nei confronti di Cima Emergency, all'interno c'è ancora Kingscaper, Battism che ci prova e allora Kingscaper si è ripreso la testa, Tuscan Gaze che gli fa lo scatto addosso, Cima Emergency che rimane lì, Tuscan Gaze contro Kingscaper, Tuscan Gaze contro Kingscaper, Tuscan Gaze! Buonasera, avete visto la nostra copertina, era interamente dedicata a Tuscan Gaze che ha vinto il 137esimo derby italiano di galoppo e questa sera abbiamo qui, sono emozionato nel presentarlo, Gabriele Bietolini, allenatore. Buonasera. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Buonasera Gabriele, ex Fantino che tutti noi abbiamo amato, ha dettato legge a San Siro ma su tante piste italiane e stasera ce l'abbiamo qui perché è l'allenatore di Tuscan Gaze insieme a papà Luciano. Sì, grazie Gabriele. Salve, salve a tutti. Non manca alla mia destra Gianmarco Zanzi, principe di Montegaloppo, buonasera. Buonasera Filippo, buonasera Gabriele, buonasera a tutti i telespettatori. Ricordiamo la scuderia. Scuderia MAG, di cui è parte anche Gabriele Bietolini, insieme a Massimo Tucci e Antonio Calderone. Antonio Calderone, sì, passivo. MAG sono le nostre iniziali. Bene. Massimo, Antonio, Gabriele. Massimo, Antonio e Gabriele, quindi non pronunciamolo a MAG come gli inglesi, e saluto un mio caro amico Pinuccio Gentilini, anzi il cavaliere Pinuccio Gentilini, perché Pinuccio Gentilini due settimane fa, prima quindi del derby, mi aveva invitato ad invitare in trasmissione per presentare il derby proprio Gabriele Bietolini. Noi abbiamo dedicato la scorsa puntata ancora a Cima Emergency perché aveva vinto il Parioli, ma l'avremmo voluta dedicare volentieri a Tuscan Gaze che ci ha emozionato molto. Tuscan Gaze, grande fascino questo cavallo per la genealogia, è figlio di Galileo e, insomma, ed è un talento imbattuto, vero Gabriele? Sì, lui ha disputato tre corse con quella del derby e l'ha vinta tutte e tre, perciò è un cavallo che ancora bisogna vedere i suoi limiti, adesso sta maturando ancora un po' acerbo, ma è un bellissimo cavallo. Parlavo della genealogia di Tuscan Gaze. Genealogia incredibile. Sì, esatto. non solo il papà Galileo, ma anche la mamma Crystal Gaze, che in Italia abbiamo conosciuto perché è mamma anche di Spirit Quartz, che è quello che nel 2011 ha vinto il premio Tudini. Quindi comunque una fattrice che in Italia conosciamo e quindi c'è anche un prospetto eventuale di stallone per questo Tuscan Gaze, che come diceva Gabriele ha ancora limiti indefiniti che inquadreremo bene nelle prossime corse. Se non sbaglio mi sembra che il Tudin l'ha vinto proprio con Fiocchi. Sì, sì, montato da Carlo Fiocchi anche in quell'occasione, è incredibile, anche questo, no? Aneddoto appunto di questa fattrice che è mamma sia di Spirit Quartz che di Tuscan Gaze. Carlo Fiocchi ha interpretato alla perfezione Tuscan Gaze nel derby, avevate uno steccato largo, galoppo lineare e poi... gli ultimi metri sono stati un pochino sofferti, sai? Lì dall'altra parte c'era Lanfranco Dettori che insomma sul testa a testa non è proprio semplice, però Carlo veramente anche lui è un fattino tecnicamente molto molto valido. La corsa è venuta bene perché sapevamo che sarebbe venuta così, con pochissima andatura, a quel punto il numero 13 di steccato è stato forse anche un vantaggio, anche se abbiamo fatto tutta una corsa in quarta, quinta corsia, facciamo qualche metro in più, però
così abbiamo potuto evitare degli intralci durante il percorso che di solito avvengono nelle corse con poca andatura, perciò il cavallo ha potuto esprimere tutto il suo potenziale in dirittura e è andata bene, muso, perciò è andata bene, sono stati fortunati. C'è stata anche una corsa dopo la corsa, quella di Gabriele Bietolini, che è entusiasta per questo successo, senza neanche avere la certezza della vittoria, perché c'è stato questo arrivo molto ravvicinato, però si è fiondato subito in pista ad accogliere Tuscan Gates e Carlo Fiocchi abbracciandoli. Eh sì, ma io poi ero dopo il traguardo mi sembrava che avesse vinto un po' più facilmente, perciò non mi sono reso conto francamente che era così brutta. Eh sì, non lo so, per me era un sogno, anche perché ci tenevo tantissimo, da Fantino non l'avevo mai vinto il derby, l'avevo sempre sfiorato almeno un paio di volte, era successo così anche per mio padre, era successo in un anno difficile con mio fratello, quando avevamo Real Solution in corsa che sembrava che dovesse fare una passeggiata e così non è stato. Ciò non è mai niente scontato, e era una corsa a cui tutte e tre tenevamo tantissimo. Citava suo papà adesso, Gabriele, papà di Gabriele, Luciano Bietolini, Fantino che tutti si ricorderanno, e tutti si ricorderanno il derby di 49 anni fa. Nel 1971 il derby è stato vinto da Ardale con il mostro in sella Gianfranco Dettori, ed era stato battuto proprio Luciano Bietolini. Per poco, perché Luciano Bietolini aveva tentato di prendere Ardale, che era arrivato primo, e ricordiamo, montava Camigliatello della razza del Crati, se non ci ricordiamo male. Gabriele non era ancora nato. No, però me l'ha raccontato tante volte, lui c'era rimasto malissimo. Quella corsa, diciamo, che è stata la sua più grande opportunità di vincere il derby. E allora mi diceva sempre che per tanto tanto tempo non ha dormito la notte per quel derby che era sfuggito per niente, che lui ha avuto qualche intraccio durante il percorso e non ha fatto in tempo. E allora ero tanto contento per lui, sono stato felicissimo vederlo con le lacrime agli occhi quando ci siamo incontrati, e mi riempie di gioia questa cosa. E questa volta il vostro allievo, perché non è solo l'allievo di Gabriele Bietolini, è anche l'allievo di papà in un certo senso, Luciano, Sì, sì. Vi siete tolti, avete battuto il figlio del mostro, Gianfranco Dettori. Corsi e ricorsi, infatti, sì. Gabriele. È incredibile, sì, infatti è stato un susseguirsi di cose stranissime. Così, la vita è così, succedono delle cose che non ti aspetti. Gianmarco, succedono cose che non ti aspetti e il nostro sport, il galoppo, è meraviglioso anche per queste emozioni che ci regala. Assolutamente sì, perché ogni corsa ha la sua storia, quindi come diceva anche Gabriele, spesso capita che magari un cavallo molto atteso trova degli intralci in pista e non riesce a esprimersi al suo meglio. È venuta una corsa, appunto il derby, senza andatura, è stato bravo Carlo Fiocchi a tenere a largo e lontano dagli intralci proprio Tuscan Gates, che ha anticipato gli avversari sul percorso, e poi in fondo si vede anche un'immagine della frontale quando Carlo, con tutta la voglia del mondo di rifarsi per la sconfitta dell'anno scorso patita con Mission Boy, sbraccia in maniera incredibile su Tuscan Gates negli ultimi 100 metri per andare a pizzicare il rivale Lanfranco Dettori con Kingscaper che prova a scappare allo steccato. Gabriele, grande corsa. Avrebbe saputo fare meglio Gabriele da Fantino con Tuscan Gates? Sarebbe stato bello vederlo in sella a Tuscan Gates. Ma no, non lo sapremo mai. Vabbè, è andata così bene. Va bene. Io a Carletto l'ho preso in giro e ho detto: cacchio, aveva fatto la quinta ruota tutto il giro, ma tra un po' me la perdi. Ti ho messo il cavallo buonissimo. L'ho preso in giro perché lo sapevamo prima che la corsa sarebbe venuta in quella maniera, almeno ce l'aspettavamo. Io so che però qualche mese fa Gabriele Bietolini aveva detto a Carlo Fiocchi: quest'anno ti faccio vincere il derby, è vero? Sì, è vero, perché con questa nuova formazione abbiamo deciso, diciamo, io ho detto che secondo me quest'anno si poteva provare, visto la situazione anche con questo Covid, che si sarebbero spostati magari meno cavalli, i cavalli italiani dovevano fare i rientri molto ravvicinati, secondo me si poteva provare invece di investire sui puledri a comprare un cavallo che potesse vincere il derby. Abbiamo iniziato subito, loro sono stati eccezionali, perché sai, non è semplice venire subito dietro a un'idea del genere, anche perché i costi non erano proprio così bassi. E
invece mi hanno dato subito l'ok e a febbraio mi sono messo subito alla ricerca di un cavallo che potesse essere abbastanza buono per il derby. E siamo stati fortunati a trovarlo subito. Insomma, subito ci ho messo con tanti amici, grazie a tante persone, anche a Marco Bozzi e ai miei amici che si trovano in Inghilterra adesso, perché tanti ex Fantini, ex colleghi italiani si trovano in molte scuderie inglesi, perciò ho avuto il loro appoggio, il loro consiglio, un po' di tutti, e siamo arrivati a questo cavallo qua. Che cosa significa per un ex jockey romano, allenatore romano, vincere questa corsa? Immagina che io da bambino guardavo mio padre dalle tribune, sognavo di fare il Fantino e sognavo di vincere il derby. Come Fantino, come l'ho detto prima, non ci sono riuscito per poco, però ce l'ho fatta al primo tentativo come allenatore, perciò non so cosa dire, perché è una gioia indescrivibile. Forse, come ha detto prima, si è vista tutta quando sono entrato in pista dopo la corsa. Una gioia indescrivibile. Gianmarco, che programmi hai per le vacanze? Programmi per le vacanze al momento ancora non studiati, però si potrebbe pensare di seguire qualche nostro beniamino all'estero, visto che penso che Tuscan Gates proseguirà la sua carriera fuori dai confini italiani, lo stesso può valere anche per la vincitrice delle Oaks, Ayante Puy, che sarà sicuramente impiegata in qualche impegno francese di buon livello. Chiedo a Gabriele Bietolini se, insomma, magari potremmo vederci a Deauville a Ferragosto, il giorno del Prix Guillaume Tornano, gruppo 2 sui 2000 metri, che potrebbe essere congeniale all'allievo di Gabriele Bietolini. Vediamo, io penso che lui abbia ulteriori margini di crescita. Adesso i proprietari, giustamente, sono al settimo cielo, come tutti noi, e stiamo valutando delle opzioni. In Italia in questo momento non c'è niente, come logico che sia, perciò il cavallo andrà in Francia, andrà da mio fratello, lì si deciderà quale corsa farà, o l'8 o il 15, mi sembra ci sono due opzioni, e a seconda di come si comporterà si vedrà anche che tipo di carriera proseguirà, insomma, se puntare alle corse francesi, se lui dimostrerà di valerle, oppure se si ritornerà in Italia guardando magari al Jockey Club o a Roma, insomma, la carriera sulla distanza dei cavalli italiani. Jockey Club sarebbe molto interessante. Sarebbe molto interessante, perché lo vedremo sicuramente a Milano su una pista diversa rispetto a quella che è quella di Roma, che è una pista molto più scorrevole rispetto all'addirittura più selettiva di Milano, però sarebbe molto interessante perché il cavallo ha dimostrato di gradire la distanza, secondo me anche 2200 metri un po' brevi per lui, è riuscito a spuntarla lo stesso nel derby, questo è una grande intuizione di Gabriele, che poi ha avuto anche la fortuna, nonostante la distanza ridotta per il cavallo, di poter lottare una corsa e portarla a casa nei pressi del palo. Vorrei chiedere a Gabriele di parlarci un po' anche di Gianluca, suo fratello. Gianluca è a Maison Lafitte, ha una scuderia molto bella, si è trasferito da qualche anno, si trova bene, sicuramente non è semplice per un italiano andare in Francia e cercare di trovarsi uno spazio, vedo che ci stanno riuscendo piano piano un po' tutti, perché io penso che gli italiani come allenatori sono molto bravi, lo pensavo quando montavo in corsa e lo penso tuttora che faccio l'allenatore. Perciò lui sta facendo bene, collaboriamo tutti i giorni, ci sentiamo praticamente 10 volte al giorno, anche perché io chiedo sempre consigli a lui su tante cose, perciò ci sentiamo tutti i minuti. E niente, perciò continuiamo così, andiamo avanti con quest'asse Roma-Parigi e vediamo cosa riusciamo a fare. Bene, voglio citare ancora Pinuccio Gentilini, caro amico che ho citato all'inizio della trasmissione. Pinuccio, che ci vede lontano, è un grande ippico che vede lontano, aveva sempre detto, mi corregga se sbaglio Gabriele, aveva sempre detto a Gabriele, quando ancora era jockey, tu avrai un futuro da allenatore perché tu hai le capacità, quelle capacità per allenare, che servono per allenare i cavalli. Gabriele. No, è vero, io e Pinuccio abbiamo collaborato tantissimo quando io ero Fantino, lui è stato per tanto tempo il mio agente
è rimasta tra noi una enorme stima e amicizia, e lui mi diceva sempre, visto che al mattino riuscivo a vedere tante cose, cercavo di capire dai vari allenatori con cui ho collaborato che se avessi fatto l'allenatore secondo lui sarei riuscito. Io all'epoca dicevo che non l'avrei mai fatto, come tutti i fantini, dico no, non lo farò mai, è troppo difficile. E invece poi mi sono trovato in questo vortice e sono contento. Bene, e com'è il passaggio da fantino allenatore? Non è facile, è tutto diverso. Quando fai il fantino sei la punta di un iceberg, sei lì, sei concentrato a fare il tuo meglio in corsa, la cosa che hai sempre fatto fin da bambino è montare a cavallo, ti viene abbastanza naturale e sei tranquillo. Tutto a un tratto ti trovi dall'altra parte, a dover parlare con tante persone, a dover capire, avere altre persone che collaborano con te, cerca di capire i cavalli quando hanno un problema o le distanze o il tipo di lavoro che gli può andare. È molto più complicato fare l'allenatore. E poi quando i primi tempi non riuscivo neanche a andare alla Fantini a portare le giubbe perché mi mancava tantissimo, stavo veramente male. Adesso no, adesso ho trovato una mia dimensione e sono molto contento di aver accettato questa nuova sfida. Gianmarco, vuoi ancora indagare e parlare del derby con Gabriele e dei suoi cavalli? Sicuramente sul derby ci sarà da parlare di quella che è stata la valutazione affidata dal Racing Post appunto alla corsa, che ha dato un valore solo di 100 a Tuscan Gates, mentre i derby ad esempio in Germania sono stati valutati 111 e più alti sicuramente quelli francesi e quelli inglesi, nonostante comunque i vincitori non siano assolutamente dei fenomeni o al momento non si è visto grandi cose da parte loro. Non si capisce ancora perché i derby italiani e in generale le corse italiane vengano così declassate, però ne prendiamo atto facendo leva anche sul fatto che quest'anno per via del Covid verrà tutto congelato, quindi bisognerà lavorare molto per riprenderci e soprattutto sfruttare queste scuderie che investono ancora in cavalli per le corse italiane in un momento abbastanza difficile per le nostre corse. Gabriele. Lo accettiamo, speriamo che Tuscan dimostri che vale di più, è normale, sai, abbiamo battuto Muso, un cavallo che ha fatto parecchie corse in Inghilterra e aveva un 98, un 97 di rating, ora non mi ricordo, è normale che loro danno quel rating là. Io penso che Tuscan possa valere di più, però dobbiamo dimostrarlo, poi l'Italia insomma è sempre un po' vista con un po' più per traverso dai nostri amici europei, perciò ci sta, speriamo di dimostrarglielo sulla pista. Bene, grazie Gabriele, vorrei tornare un po' alla carriera di Gabriele da fantino, anche perché sapete che noi trasmettiamo non lontano da Varese e Gabriele era un habitué dell'estate varesina, dell'estate alle Bettole, ha vinto anche 20 anni fa il Gran Premio Città di Varese di 20 anni fa con London Bank, al secondo successo nel 99 aveva vinto Mirko De Muro, ecco, insomma un po' delle emozioni da fantino anche su piste non principali come quella di Varese. Ma Varese è una pista che a me è sempre piaciuta tantissimo, l'ambiente, le serate, veramente un posto che io ricordo con tanto affetto. Quella serata di London Bank sapevo di avere un cavallo superiore, ma è una corsa che sentivo molto perché ci tenevo a poter far vincere a London Bank per il secondo anno di fila in Città di Varese. Sapevo quanto ci tenesse Bruno e la famiglia Bernasconi, che sono persone incredibili, che io ho un grande ricordo, un grande affetto nei loro confronti, e mi sentivo una grande pressione addosso. Poi una pista come Varese è una pista piccolina, perciò è facile trovare magari un intralcio quando ci sono tanti partenti, l'addirittura è corta, perciò non siamo a Milano, insomma, che a cavallo superiore di solito riesci sempre a spuntarla, può succedere un po' di tutto. E invece quella sera è venuto tutto talmente liscio, mi ricordo perfettamente come se fosse oggi, che a metà addirittura ho potuto girarmi e esultare tranquillamente perché London Bank era veramente di un'altra dimensione. Apriamo il libro dei ricordi e ricordiamo le vittorie a cui Gabriele è più affezionato, i cavalli del cuore. Quello che ricordo di più è Altieri per la mia carriera milanese. La cavalla invece del cuore che mi è rimasta dentro, diciamo, più di tutti è Belmont Park. Era di Roma, ho vinto la mia prima di corsa di gruppo proprio a Milano
e lei era una galla eccezionale che non tradiva mai veramente, mi ha dato tanto tanto tanto. A Milano ci sono avuti tanti, tanti tanti, e Elenica pure mi ha dato una emozione fantastica, era di Maurizio Guarnieri. Non lo so, veramente tanti, troppi forse, per mia fortuna. Ho vissuto anni bellissimi con tante scuderie, forse con tante delle migliori. Non ho imparato tanto da allenatori bravissimi che adesso mi porto tutto dentro e cerco di farne frutto. Da chi hai imparato di più? Beh, da ognuno cose diverse. Ho imparato tanto da Vittorio Caruso, da Peppino Colleo, dallo stesso Bruno Grizzetti. Tanto da ognuno di loro, da Aldo Felicioni e dal papà, tanto tanto da tutti quanti. Da ognuno ho cercato di portare un ricordo sui modi di allenamento, su come vedere cavalli, come aiutarli nella gestione delle corse importanti. Ho imparato tanto, ogni tanto cerco di stringere le meningi, no, gli occhi, e capire, ricordarmi tante cose. Però sono tutti ricordi bellissimi, e anche nelle situazioni difficili, perché ci sono stati anche momenti difficili, adesso ne ho fatta esperienza per capire tante cose, che quando sei fantino tante cose non riesci a capirle, invece adesso che sto dall'altra parte mi ricordo delle situazioni difficili che adesso le vivrei diversamente. Beh, parole che meritano riflessione, Gianmarco. Assolutamente sì, e dobbiamo anche partire da queste parole per capire quanto è alto il livello dei professionisti italiani, tra allenatori, fantini, ma anche i professionisti in generale, che anche in giro per il mondo riescono a farsi valere con grandi risultati e meriterebbero magari un palcoscenico diverso qui in casa da noi. Allora, a Ferragosto andiamo a Deauville a seguire Tuscan Gates, ci sarà Gabriele. Allora, Gabriele, veniamo con lei a Ferragosto, a Deauville. Va bene, va bene. Lo scriverà, sì. Comunque le prime corse a cui adesso punta Tuscan Gates sono a Deauville, ci conferma, a metà agosto. Sì, sì, sì. Beh, sì. Allora, bocca al lupo. Grazie per essere stato nostro ospite questa sera, vorremmo averla qui in studio quando arriverà a Milano, ci prometta di venire verrà, da noi. Verrà. Ho tanti amici a Milano, per me è rimasta una parte di cuore a Milano, perciò vado spesso, anche non per le corse, a trovare i miei amici, perciò verrò, bene, lo farò allora, sapere. Verrà anche a trovare Mondo Galoppo e ci autograferà un paio di guanti, perché collezionista di guanti. Io ho anche la giubba di Tuscan Gates, diciamo che ci possiamo anche accontentare. Va bene, va benissimo. Beh, grazie a Gabriele Biettolini. Grazie a tutti voi, è stato un piacere stare con voi. Bene, grazie anche a te Gianmarco, ricorda i prossimi appuntamenti del galoppo. Adesso abbiamo un sabato a Varese abbastanza interessante, poi ci lanciamo con le migliori prove delle bettole, con il criterium del primo di agosto, per chiudere con il Gran Premio del 27, quindi sarà veramente un agosto molto intenso qui a Varese, da seguire tutto di un fiato. E naturalmente seguiremo anche Deauville. Bene, grazie a tutti voi, grazie a Gabriele Biettolini, e l'appuntamento con il Mondo Galoppo è per la prossima settimana. Grazie, arrivederci.